manderò a Pilo e a Sparta a cercare notizie di suo padre. È lei che ha alzato nella sua casa un grande telaio! L'assemblea! A scelta! Dea, che parlasti al mio cuore, ti prego! Fa che presto io possa avere notizie di mio padre! A voi è venuto il desiderio di conoscere le mie pene. E sia, io sono Odisseo. Io sono Odisseo! Odisseo! E il sole e la luna si inseguirono molte volte. Il ciclope non rispose nulla, ma improvvisamente balzò sui miei compagni. Ne abbrancò due alla volta, li picchiò contro le pareti. E mentre le cervella colavano, lui li tagliò a pezzi. E se ne fece cibo! Odisseo, siamo andati come tu comandavi. E tra le valli abbiamo visto in una grande casa una donna che tesseva e cantava ad alta voce. Su Zeus e su tutti gli altri dei del cielo, che presto ti lascerà partire per Itaca. A Itaca, Penelope e Telemaco ti aspettano. Si perderà dietro a quel canto e rimarrà per sempre privo dell'amore dei suoi cari che ascolterà le sirene. Liberatemi, mi prego! Zeus tuonò e stagliò un fulmine sulla nave. Il dio tolse loro il ritorno. Guarda, vedi quello straccio laggiù? Un miserabile dovrai essere per tutti i proci. Odisseo! Tu vuoi avere a che fare con i proci? Chiudete tutte le porte! Chiudete tutte le porte! Pensavano che Odisseo non sarebbe più tornato. Spero che nulla abbia visto e sentito Penelope. Ma sei davvero Odisseo? E finalmente è tornato a casa. Ci riconosceremo presto.